Tempo di bilanci, tempo di commiato, tempo che ci sia una nuova squadra che porti avanti i progetti che sono già stati messi in cantiere e la soddisfazione, il privilegio di avere una squadra voluta all'unanimità, una squadra che va in continuità, che ha dichiarato volontà di proseguire un percorso. È come la più bella figliola che la si dà in sposa al genero ideale. Questo è quello che per me rappresenta Confindustria. Ci lascio un pezzo di cuore, ma sarò comunque al fianco della squadra di presidenza quando lo riterrà opportuno per affrontare le grandi difficoltà che ancora purtroppo permangono sul territorio e le nuove sfide che ci porremo davanti nei prossimi anni. Una battuta veloce sulla situazione ArcelorMittal. Ma siamo convinti che alla fine si troverà ancora una volta la quadra, il governo ha dichiarato disponibilità, ArcelorMittal mi sembra che con i temi della ragionevolezza voglia affrontare anche un percorso di, oltre che di ambientalizzazione, anche di interventi importanti sulla sicurezza del lavoro. Certo duole constatare ancora una volta che questi argomenti si affrontano al valle di una ulteriore vita spezzata. Speriamo di non doverne più parlare in questi termini, ma di portare avanti dei progetti di sicurezza, di ambientalizzazione che sono il cuore e il cervello e la parte pulsante della nostra economia e della nostra comunità. Le priorità dell'associazione certamente sono quelle di stabilizzare un momento economico non propriamente facile del nostro territorio, per cui avviarci ad un'economia basata sulle certezze, implementare una rappresentanza ed una rappresentatività del sistema industriale, per cui attenzione alla grande industria, attenzione a tutte le componenti attive di Confindustria in termini di sezione, che vanno dal turismo al fashion all'internazionalizzazione. Sicuramente Confindustria si impegnerà nella prossima presidenza ad essere un punto di un elemento di raccordo tra le istituzioni locali e gli stakeholders locali, vale a dire tentare, e su questo ritengo che ci siano tutte le condizioni per trovare dei punti di convergenza al fine di orientare definitivamente l'alveo dell'economia locale su punti di certezza.